Dunque, video così, all'improvviso. Ho sentito Domingo, ho avuto, diciamo, una conversazione con lui, anche perché giustamente, come diceva Enrico, ci sono delle cose che tu non sapevi e ti sei comunque buttato a pesce. Nella diretta probabilmente, sai, ci si scalda un po' troppo, anche il modo di fare, lui è un po' giocherellone, un po'. Lui ti tira scemo, lui si diverte così. Di conseguenza ha trovato una testa di cazzo che comunque sia non sapeva tanti retroscena. Purtroppo con Marco non ci eravamo parlati prima, sicuramente mi avrebbe detto: Massi, tante cose non le sai, per cui stai easy. Ma io non l'ho fatto, ero in macchina quando è arrivato, per cui probabilmente ho esagerato. Abbiamo parlato di bodybuilding, abbiamo parlato di questa famosa alzata di potenza dove lui all'inizio diceva: sai, si possono parlare anche di pesi finti lì. È una cosa che non mi va giù, assolutamente. Il fatto di non avere medaglie per cui non essere chiamato bodybuilder quando posso permettermelo, è un discorso che abbiamo preso e abbiamo sviscerato. Chiaramente lui ha le sue idee e io le rispetto. Sicuramente ci vedremo prima o poi per fare qualche cosa a livello di pesi più avanti, così da poter anche, insomma, confrontarsi, chi lo sa. Parlando del video, ma c'era qualcuno che pensava che potesse, perché lui è uno che comunque parla chiaro, è una bella spinetta nel culo, nel senso che quando ci si mette lui è un po' come me, un rompipalle. Meglio comunque un così che uno che poi che te le fa presso. E assolutamente, piuttosto la morte, qualcuno che ti leva le pizze mentre stai facendo. No, perché nel video originale io ci rimango sotto alla settima. Per cui dopo magari lo mando e vi faccio vedere. Niente, ci siamo trovati, ci siamo capiti. Purtroppo è successo quello che è successo. Chiaramente è stato attaccato e che te devo dire? Ci siamo chiariti sia su quella panca famosa che sia su tutto il resto. Poi Marcon ha preso le sue iniziative per mandare fuori sempre video che non c'entrano un cazzo. E vabbè, sicuramente sarà culturista lui. Niente, siamo chiariti. Spero che ne so, magari domani ci si potrà anche dire qualche cosa di più. Ciao Domingo.